Eder. Mech. Pallister. Pomeriggio del 7 marzo. Mara, buongiorno, sono Luca. Ti ricordo che alle 3 devi essere qui, eh? Ok? Precise, perché cosa devo andare via? Mara lo chiama alle 14.46 per dirgli che sta arrivando. Come? Non lo sappiamo. La macchina di Mara, una Panda verde, è rotta. Mara si deve accordare con l'ex compagno Massimiliano su quando andare a prendere la figlia. Ciao, allora, domenica no, lavoro, sabato. Domenica è un po' un casino per me perché dovrei correre troppo. Il sabato sera noi chiudiamo tardi. La vedrò sabato mattina dalle 10 fino alle 2:30. Ok? Grazie mille. Ciao, buon pomeriggio. 15.07. Un uomo che ha conosciuto nella pizzeria dove lavora e con il quale si messaggia da alcuni giorni le scrive. Buongiorno cara, come stai? Tutto bene, grazie mille. E tu? Ciao Massimiliano, ascoltami. Se per te va bene, ci vediamo alle 10, vengo a Chianocco, vengo a prendere, la tengo con me, andiamo in piscina, la tengo con me per pranzo e poi te la riporto per le 2:30 se ti va bene. Alle 16.50 Davide, così abbiamo chiamato l'uomo che si messaggia con Mara, le scrive di nuovo e le chiede. Riusciamo a vederci? Io questa settimana finisco sempre tardi e poi vado a Nanna. Dovresti venire tu su da me se ti va. Ma dove, a Chiomonte? No, a Susa. Sono le 20.39. Nel frattempo si è anche messaggiata con suo fratello Fabrizio. Lui le scrive. Allora, tutto bene? Tutto ok su a Chiomonte? Tu ti stai riposando di giorno? Mi raccomando, esagera nen, che sai che è meglio che tieni tutto sotto controllo, ok? Se hai bisogno, fammi sapere. Vai. Ciao Fabri, tutto a posto, grazie. E tu e Raffa? Sì, sempre in cantiere, ma tutto ok. Passa su una volta, così vedi Trabacos. E lei, alle 20.32, gli manda un messaggio con scritto. Va ben, grazie mille. E un cuore rosso. Poi, mentre lei sta lavorando, le scrive di nuovo Davide. Ok, per me va bene. Poi lei, alle 22.45, si ricorda di non avere la macchina e gli scrive. Mannaggia, mi stavo dimenticando che stasera sono senza auto. Mi dovessi passare a prendere a Chiomonte, alla pizzeria. A questo punto Mara finisce di lavorare, ma deve attendere che finisca anche Cosimo per avere un passaggio. Mara, ho visto solo ora il messaggio. Sono a Torino. Potevi avvisarmi un po' prima e mi organizzavo. Riesci a risolvere? Tranquillo, buonanotte. Con un emoticon di un bacio. Poi gli invia un link finanziario. E alle 2 un primo file musicale. Sempre alle 2 di notte si pente di non aver avvertito Davide in tempo. Mannaggia però, domani ti avverto prima. Buonanotte. Io di solito finivo sempre tardi, finivo 2:30, 3 di lavorare. Se non le avevamo finito prima. Okay. Comunque sono arrivato dalla mia compagna, non voglio dire una cavolata, ma verso le 2 qualcosa ero già giù. Alle 2.52 Mara torna a scrivere a Davide. Perdonami l'orario, ma se vuoi ci possiamo vedere domani alle 2:10. Sarò a Chianocco, ti va? Nel frattempo Mara si è accorta di non avere le chiavi e torna alla pizzeria. E allora quando l'ho vista arrivare mi sono avvicinato alla porta perché era quasi, o avevo già finito e stavo aspettando lei. Le ho dato le chiavi e le sigarette davanti alla porta, poi ho chiuso, lei ha sistemato la sua roba nel door e poi l'ho vista che si incamminava giù a piedi. Ho visto che ha proseguito verso la Francia, giustamente lei doveva tornare a Susa. Non so poi dove, fin dove arrivare, perché ho visto poi andava via, io mi sono andato su, ho chiuso. 2:30, 3 è successo tutta questa roba qua in pratica. Invia una serie di file musicali alla figlia, precisamente alle 3:05, 3:07, 3:18 e poi ancora 3:30, 3:50, 4:09, 4:10, 4:40, 5:23. Molte sono canzoni italiane dell'ultimo Festival di Sanremo. Quelli inviati a Davide sono gli stessi, anche l'orario coincide. Alle 5.39 Davide ricomincia a scriverle. Penso che sei una donna dolcissima, se vuoi ci vediamo oggi. Le fa gli auguri per la festa della donna e si danno appuntamento per fare colazione assieme a Susa. A che ora possiamo vederci? Vuoi fare colazione con me? Se vuoi, certo. Sì. Ci vediamo per le 8:30, 9? Lei gli invia altri file musicali e lui le manda un'immagine romantica che Mara visualizza alle 5.54. 6:20 dell'8 marzo. Un ultimo messaggio parte dal cellulare di Mara. Sai, ho deciso di mollare la pizzeria. Mi trattano come una pezza da piedi, ma io valgo molto di più.
Cerca di meglio, te lo meriti. Amara non c'è più. D'ora in poi, silenzio. 8:26. Da questo momento abbiamo la certezza che il telefono di Mara è spento. Il messaggio che le invia il datore di lavoro alle 8:26 per rimproverarla della sua assenza non lo riceve. E nemmeno il vocale che gli manda Massimiliano alle 8:37. Anche il messaggio del fratello delle 9:03 non lo riceve. E nemmeno quelli di Davide che le scrive alle 9:05. Sicuramente dormiva, no? È una cosa insolita. Secondo il mio punto di vista è insolito che a quell'ora di notte fosse sveglia a mandare questo tipo di messaggi musicali e via dicendo. Di notte dormiva o quantomeno se non dormiva non mandava messaggi musicali e clip del genere, ecco. Quel messaggio in cui diceva di meritare di più e che avrebbe lasciato la pizzeria, può averlo scritto lei? Le pezza da piedi al nord Italia non si usa. Abbiamo questo dubbio che gli ultimi messaggi, fai musicali e via dicendo, questa interazione anche con il suo amico fossero dettate magari da una terza persona con l'esigenza di fare intendere, di far capire che Mara fosse ancora viva quell'ora, hai capito? Quell'icona probabilmente, anzi quasi sicuramente, è comparsa la mattina dell'8 marzo, perché io quando ho visto i messaggi, i file musicali insoliti postati sul gruppo della scuola, l'occhio mi è caduto anche su un attimino su questa icona ed era comparsa quella mattina, sicuramente. Guarda, sono certo che il giorno 7 non ci fosse, è comparsa in quelle ore, in quella mattinata la Fenice. Metteva sempre le foto di nostra figlia o comunque di nostra figlia o di lei con nostra figlia o di nostra figlia, per cui vedere spuntare la Fenice era fuori contesto. Comunque secondo me era un brutto presagio, mettiamola così. Vedo spuntare la Fenice, questi messaggi insoliti, lei che sparisce. No, la Fenice era un brutto presagio, decisamente un brutto presagio. Presagio di grande sventura, di qualcosa di molto negativo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.